Io penso che ho letto quello che ha detto il Presidente del Consiglio, capisco Matteo, ma io sono preoccupato e sono preoccupato in particolare per il settore del libro scolastico, oltre al settore del libro che è un settore molto sensibile. Del resto non sarà ovviamente il Governo, né il Presidente del Consiglio né io a decidere, ma quando le procedure saranno avviate sarà l'autorità antitrust, che è un'autorità indipendente e valuterà secondo le regole del nostro ordinamento se c'è un rischio di trust o meno. In questo momento si parla della riforma RAI, secondo lei c'è veramente la possibilità di convergere anche sulla visione di RAI che ha il Movimento 5 Stelle? Beh, c'è il luogo per confrontarsi, è il Parlamento, il Presidente del Consiglio è molto determinato a fare una riforma profonda, coraggiosa, e in Parlamento ci sarà il confronto come è giusto che ci sia. L'IVA sugli ebook? La Corte di Giustizia ha applicato le attuali norme. La Francia, il Lussemburgo e l'Italia, in modi diversi, per questo la sentenza per ora è soltanto su Francia e Lussemburgo, hanno scelto consapevolmente di fare un'operazione giusta e secondo me quasi ovvia, cioè ritenere che un libro è un libro, che sia su carta sia su formato elettronico, sempre libro è, e non ha senso che abbia due trattamenti fiscali sull'IVA diversi. È evidente che anche la scelta del governo e del Parlamento italiano di equiparare l'IVA, perché in Italia l'ebook dal 1 gennaio ha l'IVA al 4% come libro su carta, deve essere accompagnata da un cambiamento di scelte a livello europeo. Il governo italiano è impegnato, il ministro dell'economia è impegnato sul tavolo dell'ECO fino a farlo, vedremo come andrà a finire. Sull'ultima opera distruttiva dell'ISIS, lei ha detto il patrimonio culturale è patrimonio anche dell'umanità. E oggi è stato fatto un attentato quindi all'umanità intera? È stato fatto un attentato all'umanità intera, come sempre quando si distrugge un'opera d'arte, soprattutto quando la si distrugge non come avveniva nelle guerre di una volta involontariamente, ma quando la si distrugge perché è simbolo di una cultura, di una religione diversa. Quindi è un'operazione mirata. Io penso che la comunità internazionale debba individuare degli strumenti per tutelare il patrimonio nelle zone di crisi.